Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Scuola di Modifiche. Vi ringrazio per le iscrizioni e le visual dei precedenti video. Come vedete io mi sto dando da fare un po' di più e sono contento che ci seguite tutto quanto. Mi raccomando, iscrivetevi, campanella, cazzi vari, non lo so, non mi ricordo. Insomma, fate tutto quello che dovete per essere dei buoni ascoltatori e guardatori di YouTube. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di protossido d'azoto, argomento trito e ritrito, tutti hanno fatto un video sul protossido d'azoto, però anche qui io ragazzi non voglio essere polemico e critico, però vai a vedere gli altri video, certe cazzate, cioè cazzate così, delle cazzate enormi, quindi anche qui mi è toccato prendere e dirvi e cercare di aiutarvi per risollevarvi un po'. Allora, prima cosa, il NOS. Il NOS mi è toccato scriverlo nel video, nel titolo, ma è stato solo per attirarvi e appunto perché, come il maiale quando lo chiami col secchietto che ci batti, voi, il NOS. No, allora, vi dico una cosa, il NOS non esiste. NOS è il nome di una fabbrica americana che prende il protossido d'azoto, lo mette in da bombola, chiude la bombola e bla vente. Ecco fatto perché si chiama NOS. Quindi il NOS non esiste, esiste il protossido d'azoto, che è un gas che si ricava bollendo il mio tanto caro nitrato di ammonio che uso per fare gli altri giocarelli. Allora, cenno storico, anche qui purtroppo ragazzi, che se ne dica, i tedeschi erano avanti, vorrei fare una serie di video solo per dire le cazzo di innovazioni tecniche che hanno portato i tedeschi. Poi, sì, hanno fatto casino e per carità, però a livello tecnologico, chapeau. Che succedeva? C'era sempre sta cazzo di supremazia aerea, che poi all'epoca era vero, perché chi c'aveva la supremazia aerea poteva bombardare di più. La guerra era quella, un po' l'aereo, un po' i sottomarini, ma a livello tecnologico quelle erano le cose che ti potevano dare il reale vantaggio rispetto alla fanteria. Comunque. Ho detto, vi ricordate il video del metanolo? Se non lo ricordate andatelo a vedere. Metanolo, acqua e metanolo, pressione di sovralimentazione, battito in testa, alta quota, tutto gas, bla bla bla. A un certo punto, sì, ah, bello, noi arrivati molto più alti ti alleati. Ho visto aereo alleato piccolo piccolo. Ok, ma a un certo punto il motore aereo era lì a bocca aperta perché a un certo punto non c'era ossigeno. Quindi che fare? Ora, vabbè, i soliti voi, perché non hanno usato l'ossigeno? Non puoi usare l'ossigeno perché se ti bucano la bombola con una schioppettata scoppia tutto l'aereo. E poi l'ossigeno è corrosivo, cioè è troppo aggressivo sia a livello chimico che termico perché fa una fiamma che squagliava, anche i chiodi della croce squagliava una combustione con l'ossigeno, quindi no. Che hanno fatto i tedeschi? Hanno visto sto cazzo di protossido d'azoto, che è l'azoto, che è un gas inerte, che è dentro l'ossigeno. Il protossido d'azoto rimane assolutamente inerte finché non viene introdotto all'interno del motore, dove per temperatura e pressione si libera e tira fuori l'ossigeno, quella O importantissima. Quindi che fa? Prima di tutto quando fa il salto termico, perché dentro le bombole è liquido, è un gas liquefatto, dentro le bombole, quando esce fuori il salto di pressione che fa, fa anche un salto termico notevolissimo, quindi estrae calore dove va, piglia, schiaffi il calore, abbassa tantissimo la temperatura, quindi c'ha anche l'effetto di diminuire le condizioni favorevoli alla detonazione, restringendo l'aria, perché la raffreddi, l'aria si restringe a parità, insomma si restringe, non ve la faccio tanto complicata, gas, cioè, più freddo più ce ne metti, famo così che è più semplice, più è freddo più ce ne metti, meno detonazione, meno possibilità di detonazione, e poi quando era dentro, puff, questo tira fuori l'ossigeno, porca miseria. Quindi potevi mettere più benzina, più carburante, perché c'era, potendo introdurre più combustibile, più comburente grazie all'ossigeno che era dentro, al protossido d'azoto, potevi introdurre più carburante, quindi era tutta festa. E il motore, poi che è successo? Ovviamente ci fu il pilota tedesco, quello un pochino più intelligente, che anziché usare il protossido d'azoto a 11.000 metri, l'ha attaccato in decollo, Maria Santissima,
e non si reggeva più l'aereo. Quindi questo è il cenno storico. Poi gli americani ovviamente l'hanno usato, e per carità sappiamo bene come. E come funziona? Ve l'ho appena detto, però cerchiamo di renderlo, ora è stato detto in grandi parole, più specifico sulle macchine. Onde evitare di fare come gli Andrei Katzenmor che guardano Wikipedia e poi vi dicono una cosa e poi reggono e ve la ridicono e poi leggono e ve la ridicono, come sempre in puro stile brand racing passiamo alle cose pratiche. Impianto protossido azoto Sports, il Fogger, il famosissimo Fogger, famosissimo per me perché benché prima di Fast and Furious io il prossimo azoto già l'avevo visto su Mad Max, chi è che non lo conosceva, poi qualche altro film americano c'era ste bombole che aprivano la macchina, come ogni buon 17enne nel 2001, mi sa che Fast and Furious manco era uscito, non mi ricordo. Mi presero sotto con la moto, mi portarono via con l'elicottero, quando mi hanno riportato mi hanno dato un po' di soldi l'assicurazione, io da buon 17enne la prima cosa che feci, andai in banca con le stampelle, presi 1.600.000, 1.800.000, non mi ricordo, andai da Cicale a Roma, anzi salutiamo Fabio e Giulio, e come ogni buon 17enne che fai, non compri impianto di protossido d'azoto per tenerlo in camera, comprai questo impianto, il Fogger, che era quello meglio, perché? Perché vado avanti nella spiegazione, benché vi ho detto metti più benzina, più ossigeno, va di più, sì, ciao, fine del video, no, ve lo spiego sulla macchina. L'impianto, la bombola, dentro c'è un pescante che da qui finisce qua giù, per questo deve essere montata così, perché quando tu vai il liquido per gravità, per la forza per accelerazione va dietro e la pesca te lo tira fuori, lui arriva davanti, dove davanti c'è uno spider che non è una macchinina senza tetto, lo spider è un collettore che dirama con le varie diramazioni, una per ogni cilindro, e su questi cilindri c'era, cosa figa dell'impianto Fogger, l'iniettore doppio, perché doppio? C'aveva un ugello che era dentro al collettore e qui due entrate dove c'entrava il NOS e la benzina, quello era fico, perché il NOS sparava giù per effetto Venturi, erano messi così gli ugelli, per effetto Venturi si portava dietro la benzina che tu gli facevi un impianto separato e quindi inserivi nel motore benzina e protossido d'azoto, perché gli impianti a secco, quelli che avete visto nei film o qualche macchinina aspirata o da qualche altra parte, impianti a secco che iniettano solo protossido d'azoto servono solo a rompere il motore secondo me. Perché si raffredda tutto quanto, ma smagrisci da fare paura, e girando più magro si sa che succede, non ve lo sto a ripetere, spero che dopo 2 anni di scuola di modifiche, 3 anni, quelli che so, l'avete capito. Quindi, impianti Fogger, peculiarità che noi Fogger, poi ci sono anche gli NX di altre marche, un vero impianto a NOS deve mettere dentro, oltre al protossido d'azoto, la benzina, perché se no rompi e basta. Quanto lo si può usare? Tecnicamente finché non finisce la bombola, perché se tu gli inietti, questo è un altro mito da sfatare, che il NOS con la mano sul bottone e l'altra partita dalle schegge del monoblocco, no, se tu lo carburi bene, cioè metti, infatti gli iniettori si smontavano e c'era una scatoletta di ugelli, l'avrò persa, non ci ho guardato, ma l'avrò persi quelli, sì, perché insomma c'era tutti gli ugelli calibrati, che ti diceva la tabella, se metti questo ugello devi mettere quest'altro ugello, in modo da poter mantenere la giusta stechiometria tra i due elementi che andavi a inserire. L'unico limite era in quel caso appunto, uno, se si strappava una biella o si rompeva un pistone, e due, che finiva la bombola. E io dopo, quando lo montai dopo 2 anni sull'Alfa 33 mia, cazzo se andava tanto, però poi giocavi un pochino e poi dovevi andare a Roma, portare la bomba, macello. E basta, quindi va fatto un impianto anche di attivazione, io l'avevo fatto con un relè, avevo utilizzato un relè commutatore, cioè un pulsantino che faceva arma NOS, armava NOS ed accendeva la spia NOS inserito, fatto con i LED rubati a scuola, e quando suonavo il clacson mi commutava dall'uscita della tromba del clacson all'uscita del solenoide della bombola, quindi avevo messo i pulsantini quelli sopra
che in condizioni normali ti fermavano, che è sto pulsante? Uglax, Mariscià. E invece poi quando tu facevi arma nostra su uno sportellino che si apriva a sinistra nella 33, si accendeva tutto e c'avevi l'iniezione di protossido d'azoto. Che altro volevo dire? Un'altra cosa mi sono dimenticato. C'è un'altra cosa importante, i tedeschi l'avevamo detti, l'ossigeno l'avevamo detto, la benzina l'avevamo detto, che c'avevo il nostro a 17 anni l'avevo detto. Io penso basta ragazzi, serve a questo, metti dentro più. I limiti quali sono? I limiti sono appunto perché se zeppi dentro troppa roba, l'innalzamento di potenza può essere veramente importante, perché col kit di iniettori che avevo io potevi fare fino a 50 cavalli al cilindro in più, che su una 33 aspirata, benché era a 16 valvole fatta per Benino e tutto quanto, era troppo. Non ho mai rotto il motore, però non sono mai andato oltre, mi sembra, i 20 cavalli a cilindro, e la macchina andava, perché quando attaccavi quello la quarta faceva fatica a non sgommare con le 185. Quindi il NOS, ecco che volevo dire, che cosa fa il NOS? Il NOS è un elemento, uno dei pochi, che permette di avere la famosissima sovralimentazione chimica. Poi spiegheremo in un altro video che cos'è la sovralimentazione, facendovi vedere di come si fa il foie gras delle oche. Ma il protossido d'azoto ha l'effetto della sovralimentazione di tipo chimico, cioè l'introduzione all'interno del motore di un elemento chimico che a sua volta libera o un combustibile o un comburente, affinché appunto modifichi le condizioni rispetto alla normalità e il motore possa fare cicli più potenti con più coppia e quindi più potenza. Detto questo, io credo di aver detto tutto. Se avete altre domande me le potete fare, se no rimanete nella vostra ignoranza, che tanto a me non mi interessa. Detto questo, io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi, cerchiamo di capire qualcosa, porca puttana. Un saluto a tutti. Ciao!